Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriù. Siamo ancora nel XV secolo e oggi vi parlerò di Federico III di Asburgo, il primo Asburgo che diverrà imperatore del Sacro Romano Impero e quindi verrà incoronato dal Papa a Roma. Sempre a Roma sposerà la sua moglie, una giovanissima principessa del Portogallo, Eleonora di Portogallo, la quale era imparentata anche con Isabella di Castiglia, proprio quella lì che diede una mano a Cristoforo Colombo per quanto riguarda il suo viaggio per scoprire l'America. Federico III aveva un nomignolo abbastanza interessante che gli venne dato dagli storici dopo, ovvero l'arcidormiglione del Sacro Romano Impero. Perché? Perché come imperatore non è stato molto potente, non ha fatto poi così tanto, non ha viaggiato tanto, e poi in realtà è saltato fuori che ci sono circa 30.000 documenti che risalgono a lui. Cosa deve Vienna a Federico III? Per esempio la torre nord del Duomo di Santo Stefano, negli anni 40 iniziano a costruirla e la leggenda narra che in quell'anno il vino era talmente acido che lui disse: ma questa roba non la può bere nessuno, quindi anziché buttarla via, utilizzatela per fare, diciamo, le fondamenta del Duomo, quindi per fare, diciamo, l'intonaco o altri materiali. Lui è stato un personaggio molto coriaceo, molto paziente e non un personaggio che faceva volentieri guerre, e infatti lui si dice che abbia sopravvissuto tutti quanti i suoi nemici, come per esempio Mattia Corvino, l'allora re dell'Ungheria, il quale aveva anche conquistato la città di Vienna. Non solo, voi pensereste un imperatore, fa la bella vita, governa, balla e così via, ma questo Federico III venne addirittura assediato dallo stesso fratello, Albrecht VI, che assedierà la città di Vienna per 4 mesi circa, e la leggenda narra addirittura che Federico III si sia nutrito di piccioni in quel periodo. Lui vive in un periodo molto importante, farà anche sì che Vienna possa diventare un episcopato indipendente, confermerà quel privilegio maggiore di Rodolfo IV, di cui abbiamo già parlato, che è la base per far divenire l'Austria quello che poi diverrà. E non solo, lui vivrà in un periodo molto importante nel pieno del Rinascimento, avrà contatto anche con Francesco Sforza, per il quale per esempio Leonardo da Vinci aveva lavorato e aveva ideato per esempio mura difensive, armi e quant'altro. Cosa interessante anche sulla moglie Leonora, immaginate un po', questa venne, come si dice in italiano, venne derubata da, diciamo, dei cavalieri, diciamo un po' così, e addirittura le furono rubati tutti quanti i suoi vestiti. Questo succede anche a un'imperatrice, quindi non è poi così semplice. Di Federico III sappiamo anche che abbiamo l'unica, ovvero la prima documentata amputazione di una gamba nella storia. Gli venne amputata la gamba sinistra e addirittura lui lo fece ancora pienamente cosciente. Perché giriamo questo episodio qui? Perché alle mie spalle c'è il coro degli apostoli del Duomo di Santo Stefano e proprio all'interno del coro c'è la sua tomba, una tomba impressionante, lunga da qui fino a qui, larga da qui fino a qui, alta circa 2 metri, marmo di Salisburgo rosso, durissimo da lavorare, l'artista ha impiegato 20 anni per farlo. Bene, spero che vi sia piaciuto questo interessante episodio, se sì, come al solito pollice in alto, lasciatemi qualche commento, abbonate il canale, ci vediamo la prossima settimana per il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Se volete sapere di più su Vienna, sul Duomo, potete venire a Vienna e magari prenotare un tour con me o con delle colleghe o colleghi. Vi ringrazio, una buona giornata, alla prossima settimana e ciao! Del Sacro Romano Impero, ok? Della... come si chiama? Il Portogallo. Si chiama Portogallo, devi portare il gallo o il porto col gallo, non lo, il Portogallo. No, siamo dentro gli anni 40, gli anni 40, conosci gli anni 40? Siamo ancora nel XV secolo e vado a sbattere contro il muro. Due palle. Il primo Asburgo... Di nuovo? Che cazzo! Non mi è piaciuto l'inizio, quindi ripartiamo.